Vestirsi in estate non è assolutamente semplice, al contrario di quanto si possa pensare, infatti gli errori sono spesso dietro l'angolo. Quante volte la mattina vorremmo uscire di casa con il nostro vestito che indossiamo per stare a casa, che spesso infatti è il più fresco, il più leggero che abbiamo, proprio perché la voglia di pensare agli abbinamenti, a quali sono i capi migliori per evitare di sentire caldo e tutto il resto ci annoia da morire. Ecco, purtroppo questo non lo possiamo fare e cercare di creare un outfit abbastanza carino o comunque presentabile ed elegante è importante anche d'estate. Oggi andremo a vedere insieme 5 consigli che secondo me possono essere utili per, diciamo, andare a creare dei look molto semplici o comunque dei look che permettono di rimanere fresche e al contempo comode, pur mantenendo una certa eleganza. Sono dei trucchetti, chiamiamoli così, davvero molto molto banali e basic, ma che spesso vengono dimenticati o sottovalutati. Andiamo a vederli insieme. Il primo consiglio è quanto di più scontato ci possa essere, ne sono assolutamente consapevole, ma te lo ripeto perché è proprio il primo errore che spesso si commette, ovvero quello di non prestare attenzione ai tessuti e in particolare alla composizione del nostro capo. Durante la stagione estiva ti sconsiglio di indossare capi rigidi e spessi che andrebbero ad appesantire non solo come sensazione ma anche esteticamente la tua figura. Preferisci invece stoffe fluide, leggere, magari anche capi da un fit morbido, che è quanto di meglio ci possa essere per l'estate, sia proprio per la sensazione di leggerezza e di libertà, ma anche perché sono capi che ti permettono di giocare con il layering e quindi con, diciamo, la stratificazione dell'outfit, che d'estate è molto bello a mio parere, quindi non teniamo questa tecnica solo per l'inverno, ma portiamola anche d'estate. Quindi un top con sopra una camicia di lino aperta, per esempio. Secondo me è un abbinamento tanto semplice quanto d'effetto. Poi ovviamente, oltre che lo spessore del tessuto, è importante tenere in considerazione la sua composizione e quindi prediligere fibre naturali come per esempio il lino e il cotone, che d'estate sono molto belle. Evitare assolutamente i tessuti sintetici, che penso siano veramente la cosa più letale durante l'estate, con il caldo sono infernali letteralmente. Il secondo consiglio fa riferimento alla scelta dei colori per il nostro look, il nostro outfit. Potrà sembrarti strano, ma anche la scelta della palette cromatica è importantissima per allontanare almeno un pochino il caldo soffocante. Quindi durante i mesi estivi archiviamo il nero e con lui anche tutti i colori molto scuri invernali a favore invece di sfumature più brillanti, più luminose, che ci faranno subito apparire molto più nel mood estivo, anche molto più fresche, più fresh. Ecco, questo è sicuramente importantissimo, quindi anche tutte quelle tonalità, color pastello, anche per esempio i toni del beige, le sfumature della terra, insomma le palette a nostra disposizione sono talmente tante, con tantissime sfumature al loro interno, che trovare dei colori che ci stiano bene, che ci facciano sentire a nostro agio, sarà veramente facilissimo. Il nero, se proprio proprio, indossiamolo la sera, quando ecco il sole non è proprio battente. Proseguiamo con la terza chicca, chiamiamola così, ovvero quella di avere sempre il cosiddetto abito salvavita. Proprio l'altro giorno, quando ti ho mostrato le mie idee look per l'estate, ho inserito il famosissimo abbinamento abito più sandalo. Cosa c'è di più facile e di più fresco di questo? Assolutamente nulla. Quindi mi raccomando di avere sempre all'interno del tuo guardaroba una serie di abiti. Puoi in realtà averne anche soltanto uno o due che cambi, insomma, ruoti durante la settimana, ma più se ne hanno meglio è, proprio perché secondo me gli abiti sono
veramente l'idea outfit più semplice da replicare, quella che comunque ci permette di restare fresche ma al contempo di avere un certo stile, una certa eleganza e sofisticatezza, soprattutto se appunto scegliamo degli abiti belli, degli abiti che ci donano particolarmente, che insomma sono quegli abiti che davvero ti durano anni e anni all'interno del guardaroba. Abbinalo poi con qualche accessorio più particolare, più personale, e il look davvero è fatto, senza bisogno di pensare a abbinamenti, accostamenti vari, layering, eccetera, che spesso confonde le idee e magari appesantisce il look. Il mio quarto consiglio fa riferimento ai volumi e alle proporzioni all'interno del nostro look e in particolare all'attenzione che bisogna riservargli. Infatti spesso d'estate, a causa del caldo, tendiamo ad indossare meno capi anche più corti e più leggeri, in modo da avere la maggior parte del corpo libero e nudo. Questo però spesso e volentieri fa sì che il look non risulti elegante, non risulti esteticamente bello, ma tutto il contrario, proprio perché indossare abiti, e con abiti intendo pantaloncini, magliette, top, gonne, vestiti, tutto il resto, molto corti o molto succinti, renderà, diciamo, vuoto il look. Invece puoi avere un risultato altrettanto bello e altrettanto fresco, creando un equilibrio tra sopra e sotto. Quindi, per esempio, se scegli una maglietta particolarmente scollata, senza maniche, sotto assicurati di avere una lunghezza midi o comunque poco sopra il ginocchio. Se invece scegli un pantaloncino corto, una buona soluzione sarebbe classico abbinamento canottiera più sopra una camicellino, in modo tale insomma da creare delle proporzioni di nudo giuste e corrette. Banalmente, se sopra siamo scoperte, sotto cerchiamo di risultare più coperte e viceversa. In questo modo vedrai che il tuo outfit sarà sempre perfettamente equilibrato e quindi molto bello. Concludiamo poi con l'ultimo consiglio, che riguarda gli accessori. Quanto sono importanti gli accessori all'interno di un look? Davvero tantissimo. In particolare d'estate, quando tendiamo ad indossare meno capi, sono fondamentali per dare una nota più personale, per andare a definire un look. Per questo ovviamente avere un'ampia scelta o comunque avere una minima scelta all'interno del proprio guardaroba è importantissimo. Quello che ovviamente ti consiglio e ti suggerisco è di non indossare mai accessori invernali o comunque molto pesanti sugli outfit estivi. Quindi viene da sé che la borsa in camoscio e in velluto si lasci per le stagioni più fredde, così come per esempio il Dr. Martens o lo stivaletto molto diciamo pesante con una bella para lo lasciamo per l'inverno e così via. D'estate rimaniamo su accessori leggeri, accessori colorati, che insomma appunto riprendano la stagione per cui ci stiamo vestendo. Ecco quindi alcuni suggerimenti per vestirsi e risultare sempre molto belle, eleganti, chic e fresche durante la stagione estiva. Ovviamente ce ne sarebbero tanti altri, secondo me questi sono un po' la base da cui partire per poi approfondire con ulteriori attenzioni. Io ti ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Fammi sapere ovviamente tu cos'è indispensabile per te durante la stagione estiva, quali sono i tuoi trucchetti per sopravvivere al caldo pur mantenendo il tuo stile. Ti ringrazio ancora una volta, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale, e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Un bacio!